e signori, buonasera e benvenuti al consueto concerto eseguito dall'associazione musicale Maestro Pietro Anastasi di San Pierniceto in onore di Maria Santissima di Crispino. Iniziamo il nostro concerto con la marcia sinfonica Fuochi Etnei del maestro Salvo Miraglia. Accogliamo con un caloroso applauso il nostro maestro Giuseppe Ruggeri. Thank you.
Scusate, è stato sparito un telefono. Per chi lo cercasse, dove i ticket, dove si vendono i biglietti del sorteggio. Grazie. La Vedova Allegra è un capolavoro di genuina ispirazione, dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale che sia in un'operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi, con il matrimonio fra la bella Anna Glavari e l'aiutante diplomatico Danilo. Ecco a voi La Vedova Allegra. Buon ascolto. Grazie.
Thank you.
Il Magnificat è un cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, con il quale Maria loda e ringrazia Dio perché si è benignamente degnato di liberare il suo popolo. Per questo è conosciuto anche come Cantico di Maria. È uno dei brani di musica sacra più spesso musicati, a partire dal canto gregoriano per arrivare a forme orchestrate. Il cantico è stato musicato anche in chiave moderna da numerosi artisti, tra cui Marco Frisina, l'autore dell'opera che vi faremo ascoltare questa sera. Ecco a voi il Magnificat. Arrangiato dal maestro Cannuli. Buon ascolto! Thank you.
Adesso è il momento di accogliere le nostre meravigliose Majoret, che si esibiranno sulle note di Caribbean Variation, un brano ritmicamente caraibico composto da Jacob Dean. Accogliamole con un caloroso applauso. Ciao.
l'esecuzione del prossimo brano vogliamo farvi entrare nel cuore dell'Argentina, scandita da ritmi sensuali e armoniosi di Astor Piazzolla, musicista, compositore e arrangiatore argentino. Con l'esecuzione speciale delle nostre bravissime Majorette, ecco a voi Fantango.
La banda eseguirà adesso una samba di Zeghina Abreu, che farà da base alla coreografia delle nostre bravissime majorette. Ecco a voi Digo Digo. Derivato dal salto alla corda. Il brano, scritto da Dizzy Stratford, musicalmente è caratterizzato da uno stile allegro che man mano si velocizza, proprio come il gioco dal quale deriva. Con l'esecuzione speciale delle nostre majorette, buon divertimento! Thank you.
ancora una volta cogliere l'occasione per, loro lo sanno che noi le rispettiamo e le amiamo tantissimo, le nostre care Majoret, nate da una costola della nostra associazione. Come tutti noi della banda siamo tutti elementi di San Pierniceto e ognuno di noi ci impegniamo al massimo per ottenere tutto quello che sentite e che vedete. In particolare ora questa sera voglio ringraziare le Majoret, ma soprattutto la capo Majoret Agata Insana, perché come avete visto loro non sono solo Majoret che agitano il bastone, a volte agitano anche i pompon, ma hanno sotto la guida appunto magistrale di Agata e mettono in scena vere e proprie coreografie studiate e ben organizzate, e si impegnano molto, il tutto pressoché gratuitamente, anzi come tutti noi anche della banda quasi quasi dico ci rimettiamo. Non è una cosa che facciamo assolutamente a scopo di lucro, ma solo per puro diletto. Però quando appunto una cosa si fa con il cuore e con dedizione, le cose vengono ancora meglio, perché non si è costretti, ma anzi si fa spontaneamente e con piacere. E loro si impegnano tantissimo, studiano tanto, studiano anche per la scuola, quindi tolgono tempo magari a cose più che devono fare più come dovere. Però per ottenere questi risultati, come vedete, si impegnano tanto, ed ecco, voglio ancora che facciate un applauso a tutte loro. Ancora una volta le nomino la capo Majoret Agata Insana e poi tutte le altre ragazze: Barbara Catanese, Livia Cambria, Sara Catanese, Deborah Tavilla, Anita Previti, Caterina Catanese, Miriana Previte, Alessia Delia, Irene Giunta e Alessia Popolo. Desiree Popolo, Alessia è la nostra applaudista. Complimenti a tutte, grazie, e grazie a tutti voi per l'accoglienza. Ovviamente ringrazio il comitato. Ringraziamo tutti noi dell'Associazione Musicale Maestro Pietro Anastasi, il comitato dei festeggiamenti, poi il comitato di Pellegrino, che con cui ci lega un rapporto forte prima di tutto di rispetto e di amicizia, e che ogni anno ci sceglie per onorare sia la Madonna di Crispino che insomma le feste in questo piccolo e amabilissimo borgo. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto e continuiamo la nostra serata. The Lion King è la colonna sonora del famosissimo film Il Re Leone della Walt Disney, contenenti le canzoni scritte da Elton John e Tim Rice. Buon ascolto.
Faremo 5 minuti di pausa, però è doveroso anche
prima ho ringraziato la Coppa Maggioret, ma devo ringraziare di cuore a nome di tutti i banditi o bandisti il nostro carissimo maestro Giuseppe Ruggeri, che spende molto del suo tempo per dedicarsi a noi, anche lui con notevole dedizione. Ma non scappate, non andate via, perché vi siete allontanati? Tornate indietro! Ovviamente un grandissimo ringraziamento all'omonimo, nonché cuginissimo Giuseppe Ruggeri, che fa questo enorme servizio per tutti quelli che non possono essere qui presenti attraverso le riprese della sua Niceto TV, un servizio importantissimo, anche lui ci tengo a sottolineare, assolutamente gratis, no profit. Grazie. Se devo dire, posso raccontarvi della mia... scritto da Leroy Anderson nel 1950. Per eseguire il brano è necessaria una macchina per scrivere, dove la tastiera, il campanello e la leva di a capo producono la maggior parte delle note che compongono l'opera. È stato definito il brano di repertorio orchestrale più intelligente e spiritoso. Ecco a voi The Typewriter. Buon ascolto e buon divertimento.
Mezzanotte è una fantasia musicale del maestro Carlini, caratterizzata dalla disposizione dei musicisti. Infatti essi saranno così dislocati: una parte della banda resta sul palco, un gruppetto scenderà giù dal palco a formare una fanfara insieme al trombone, e poi ci sarà la tromba in un altro punto della piazza. Assisterete così a un dialogo fra i tre gruppi, che non sarà soltanto musicale ma anche visivo. Ecco a voi la Mezzanotte, buon ascolto. Dirige il maestro Giuseppe Minodoli. Thank you.
Buonasera, chiamo il comitato festeggiamenti per i ringraziamenti di chiusura e il sorteggio, e devo dare anche una comunicazione. Subito dopo il sorteggio la banda musicale partirà suonando verso il santuario di Crispino, nella zona dove c'è l'arco. Ci fermeremo lì e da lì seguiremo i fuochi pirotecnici, perché mi dicono che è l'unico posto in cui si riescono a vedere meglio. Quindi seguite la banda subito dopo il sorteggio, che si incamminerà verso il santuario. Dopo il sorteggio ci saranno i primi fuochi qui e li potremo seguire da qui. Subito dopo la banda muoverà verso il santuario di Crispino e da lì seguiremo i secondi fuochi. Della nostra amatissima Madonna di Crispino, quindi ora siamo ai ringraziamenti. Il comitato ringrazia doverosamente quanto hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione che ha coronato la nostra festa, tra i quali il sindaco e l'amministrazione, i paesani dell'estero, le forze dell'ordine, i vigili urbani, la misericordia, la protezione civile, gli sponsor, i volontari che si sono adoperati a garantire l'ordine. Tutto lo staff di Pellegrino si muove per la serata di Cudrune e Vino, che grazie a loro sta dando un'ottima impronta di reale ritorno per il paese. Crisimar, viaggi per il servizio gratuito delle navette del 1° settembre, il geometra battaglia, la dottoressa Scionti e Dino Visalli per la parte burocratica e la squadra antincendio. Scusatemi se ho dimenticato qualcuno verso i quali il ringraziamento è sottinteso e doveroso, ma il ringraziamento maggiore va all'intera collettività per la loro sempre e comunque disponibilità e partecipazione. Poi c'era quello che diceva prima il componente della banda, che quest'anno c'è questa novità dei fuochi, quindi ci sarà il primo fuochi pirotecnici qua in piazza, dopodiché andiamo con la musica verso dei devoti, questo in piazza dei devoti, poi andiamo verso il santuario dove ci sarà il secondo giochi pirotecnici, che sono quelli del comitato, che si vedono o da là o dall'entrata del paese.
vi ringrazio a tutti. Ora do la parola a Santino. Buonasera, scusatemi. Mi ero dimenticato una cosa che devo dire. Dobbiamo fare un grande applauso al comitato, a questi ragazzi che si impegnano per questa festa. Grazie. Grazie Nino. Allora, faccio veloce veloce, però era doveroso farlo. Allora, siamo arrivati al termine di questa nostra festa. Leggo perché io non so parlare senza leggere. Alla nostra festa, con tanti sacrifici e altrettanto problemi. Ci scusiamo con tutti voi se abbiamo mancato in qualcosa. Ci scusiamo con gli sponsor se abbiamo avuto delle dimenticanze, ma vi assicuro che non è facile ricordare tutto. Ma se l'abbiamo fatto non è stato sicuramente intenzionalmente. Ci scusiamo se alcune tradizioni, come gli spari che precedono questa festa, sono mancati. Mi riferisco a quelli di ieri. Chi è più grande di me sa che si spara anche in due orari nel giorno di sabato. Oddio, scusatemi. Allora, ci scusiamo se alcune tradizioni, come gli spari che precedono la nostra festa, sono mancati, ma purtroppo i problemi burocratici non ci sono mancati. Siamo stati definiti un comitato di incompetenti, ed è vero. Nessuno di noi ha la competenza per organizzare una festa. Nella vita ognuno di noi fa altro. C'è chi fa pulizie, chi è impiegato, chi spegne i fuochi. Siamo solo delle semplici persone che hanno voglia che questa festa continui. Anche per rispetto di chi ci ha preceduto e che ha fatto in modo che questa festa diventasse tra le più importanti di questa zona. Mi ringrazio anch'io tutti quelli che ha nominato prima Nino. Sembrano scontati i ringraziamenti, ma da parte nostra sono doverosi. Ringraziamo tutti voi per aver contribuito in qualsiasi modo, da chi ha messo a disposizione mezzi, attrezzature, a tutti i ragazzini che hanno venduto i biglietti, i blocchetti, perché quelli sono soldi che entrano per la festa, quindi grazie, perché vederli girare e stressarvi è stato veramente bellissimo. A chi, senza chiederlo, ci ha aiutato a montare, a smontare, a caricare sedie, di tutto e di più, palco, tutti quelli che hanno contribuito a fare il palco, anche senza chiederlo, affinché tutto ogni sera fosse perfetto. Ringraziamo i devoti, tutti i ragazzi, compreso, dico Tindaro, non me ne voglia qualcuno perché è l'unico riferente che so, tutti i ragazzi devoti che spareranno subito di noi, perché anche loro hanno fatto in modo che questi fuochi si sparassero, perché possono piacere o no, però vi assicuro che per Pellegrino i fuochi sono una tradizione, è un modo che questi ragazzi hanno per dimostrare la loro devozione alla nostra Madonna. C'è chi contribuisce con dei soldi, c'è chi li mette nei fuochi, c'è chi compra il biglietto, chi si compra la birra, quindi grazie anche a loro. Concludo dicendo: questa è la nostra festa, cari paesani, e chiunque si alternerà su questo palco ha bisogno di tutti noi. Quindi mettiamo da parte qualsiasi cosa negativa e facciamo ancora una volta per tutti questi anni che questa festa rimanga quella che è. Un'ultima cosa, scusatemi. Volevo fare un saluto, nonostante il mese di festa che abbiamo vissuto tutti quanti noi, il nostro pensiero va a una persona che non c'è più, un amico che ci ha lasciato molto presto. Ciao, un saluto da tutti noi. Adesso diamo la parola al sindaco, sicuramente vuole dire qualcosa. Buonasera a tutti, intanto non vedo il signor Natale Catanese, ci tenevo che fosse qui sul palco perché un primo importante saluto e ringraziamento lo facciamo anche a tutti i compaesani di Pellegrino che sono all'estero e che ogni anno ci tengono a ritornare o comunque dare il loro contributo per questa festa. Direi un applauso è doveroso anche a loro. Presidente Catanese, se ci vuole raggiungere sul palco.
per il suo impegno costante e continuo. Dopodiché io non posso che in qualche modo ribadire quello che già ha espresso il comitato e fare un ennesimo applauso anche al comitato festeggiamenti Maria Santissima di Crispino, che con impegno, con costanza hanno animato questi 15 giorni di festa, insieme naturalmente pure a Pellegrino Si Muove. Hanno regalato dei momenti importanti, dei momenti soprattutto di identità, di unità di questa piccola grande comunità che è Pellegrino, per l'appunto. Non posso poi che ringraziare naturalmente quanti a vario titolo, sia in modo volontario, ci hanno messo la faccia, hanno speso il loro tempo, hanno messo a disposizione il loro impegno per la riuscita di questa importantissima festa, di questo importantissimo momento comunitario. Porto naturalmente anche saluti di padre Carmelo, che per motivi questa sera di salute non è stato qui con noi, del piccolo Gregge dell'Immacolata. Un pensiero non possiamo che mandarlo anche e fare un applauso a padre Luigi Celona, che nonostante i suoi acciacchi sono sicuro che in questo momento è qui con noi e ci sta pensando e sta soprattutto volgendo la sua preghiera verso la Madonna di Crispino. Un grazie al maresciallo Maiorana, alla stazione dei carabinieri di Monforte, al comitato naturalmente, a quanti insieme a voi hanno collaborato, alla protezione civile comunale, alla misericordia. Naturalmente un altro applauso dobbiamo farlo anche alla banda di San Perniceto, al maestro Ruggeri, a tutti i ragazzi. Che hanno animato quest'ultima parte della festa, un altro applauso, se lo meritano tutti. Spero di non dimenticare nessun altro, un grazie anche naturalmente ai vigili del fuoco, al gruppo di volontariato che questa sera e qui in questo momento sono sui luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli pirotecnici e naturalmente l'appuntamento, come dicevamo prima, come diceva Santina, come diceva il Presidente, è un altro anno, perché la festa della Madonna di Crispino sia un momento di unità, un momento di identità forte, ricordando sempre chi c'è stato prima di noi e comunque sia teniamo a mente che tanto dipende da noi, tanto dipende dalla forza di volontà, dall'impegno, dalla costanza che ci mettiamo. Viva Pellegrino, viva la Madonna di Crispino! Adesso proseguiamo con il sorteggio. Un grazie a tutti i videomaker presenti, anche a Niceto Web, Mario Dimento, quanti in queste serate hanno reso possibile a tutti di poter vedere ciò che si svolgeva, che si è svolto in questi 15 giorni di festa. Quindi grazie anche a voi per l'impegno. Grazie pure, dimenticavo, qualcuno può capitare, alla Polizia Municipale comunque sia che è stata dispiegata, l'avevate detto, l'ho dimenticato io, quindi scusatemi ancora. Dai Mario, prendene uno. Là, prendene uno. Uno, daglielo al sindaco. Là. Allora, il numero è
5874 5874 Guido Maria. Ripeto il numero 5874 Guido Maria. Adesso c'è la bicicletta, il quarto premio. Uno. Allora, il biglietto è senza nome, numero 9524, 9524. Biglietto senza nome, ripeto il numero 9524. Premio qual era? La bicicletta. Adesso c'è il terzo, che è l'agnello. E lo prende Lorenzo. Allora, numero 141 Paone Anselmo, c'è il numero di telefonino, ripeto il numero 141 141. Adesso c'è il computer, portatile, il biglietto lo prende Gregori. Dai Gregori. Allora, banda San Perniceto, numero 519 Catanese Mario. Festeggiasti vent'anni. Se comprano i biglietti vincono. Adesso siamo al buono spesa di 1000 euro. E lo prende Rosario, dai Rosario, prendine uno. Prendine uno Rosario. Allora c'è il nome, numero 3901 3901 Corsaro Crisamar, possibile? Sì, Corsaro G. Crisamar, numero 3901 3901. Abbiamo finito. Grazie bambini. Allora, adesso il tempo di... Scusatemi, allora il tempo di organizzarci, il primo spettacolo pirotecnico si terrà qui, quindi sarà possibile vederlo dalla piazza. Subito dopo, insieme alla banda musicale, andremo verso Pizzo Diga, dove si terrà il secondo spettacolo, oppure sarà visibile dalla provinciale scendendo da Pellegrino. Intanto chi vuole restare in piazza naturalmente deve restare all'interno del perimetro della piazza, quindi 10 minuti per organizzarci e partiamo. Subito dopo banda musicale o SP60 discesa di Pellegrino verso Pizzottica, verso il santuario, per l'ultimo spettacolo pirotecnico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.